Lady Car, unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove. Via Donacatten 17, Arezzo. Venite a trovarci. Cinture di sicurezza. Sennò i vigili di Castiglione Fiorentino ci puntano subito. Temo più quelli d'Arezzo. E si parte. Destinazione Castiglione Fiorentino. Sì, Castiglione Fiorentino. Allora Mario, la prima domanda. Ecco, la prima domanda è perché la macchina si spegge. Perché il guidatore, vabbè. Ecco, ora c'era il bip. Allora, andiamo a questo 2014, quando conquistate il comune disastrato, che insomma, è andato sulle pagine di molti giornali, non solo locali, insomma, era successo, la parola esatta è un disastro, vero Mario? La parola esatta è stato dichiarato il dissesto finanziario per un default, un disavanzo economico nell'ordine di 10 milioni di euro, che dopo le dimissioni dell'allora sindaco Cesarini prontamente dichiarò il commissario nominato dalla prefettura, dottoressa Rosalba Guarino. Quindi quando un comune, un ente pubblico dichiara il dissesto, di fatto è come quando un'azienda privata fallisce. Non era più in grado di soddisfare le esigenze dei fornitori e dei debiti che sostanzialmente aveva maturato e generato nel corso del tempo. Tradotto in chianino, aretino, così si capisce, era stato fatto il passo più lungo della gamba. Questo è quello che mi sento di dire come sintesi. Io purtroppo mi trovo oggi a dover non evadere a tante richieste da parte dei cittadini sulle strade, sull'illuminazione eccetera, perché ho risorse economiche limitate. Qualora decidessi di fare finta di niente e trovo degli escamotage, se ammesso che si possano trovare, ma non andrebbe assolutamente neanche contemplato, magari rischi di spendere soldi che non hai e in quel modo magari il consenso lo ritengo assolutamente dopato, perché tu ottieni un consenso facile perché spendi anche quello che il tuo ente non ha. Questo io lo dico come anche denuncia politica, perché poi gli altri organi devono fare il loro corso, quello della Procura della Repubblica, quello penale pare volga verso la prescrizione, l'altro, quello amministrativo, sarà la Corte dei Conti a dire se i precedenti amministratori e funzionari hanno fatto bene il loro lavoro. Comunque il Comune di Castiglione Fiorentino del 2014 era bello conciato male. E voi vi siete presentati come lista civica e siete riusciti a conquistare questo comune e la missione era quella di riportare il sereno dal punto di vista economico e finanziario su un paese che insomma questi precedenti non l'aveva mai vissuto. Io credo che ci siano anche pochi precedenti in Italia, non lo so, aiutami un attimo. No, purtroppo invece la mappa dei comuni che subiscono questa procedura di dissesto, che poi diventa la procedura semplificata con un decreto del Presidente della Repubblica, che quindi non è una cosa proprio uno scherzo, è un qualcosa non così frequente, ma al sud normalmente si avvisa più facilmente questi tipi di problemi. E probabilmente negli anni se ne vedranno ancora degli altri esempi, degli altri casi per mala gestione, per inefficienze. Ecco, io di sicuro dico questo: il comune di Castiglione Fiorentino, dopo questo avvio di procedimento di dissesto, di fatto è stato un comune commissariato. È come nella Formula 1 avere la safety car davanti che ti impedisce di pigiare il tasto dell'acceleratore e fare magari prendere decisioni o fare azioni che magari un amministratore vorrebbe fare anche per il suo modo di vedere anche la città. Ma fuori dal problema economico, che è assolutamente rilevante, e quindi la limitazione che ne consegue è stata rilevante, c'è stato un obiettivo preciso che io e i miei
collaboratori, i miei amici con i quali ho fatto questo entusiasmante percorso che ci ha portato nel 2014 a ottenere il 63%, è stato quello di puntare su un rilancio dell'immagine di Castelfrentino. Io non dimenticherò mai, da buon campanilista quali sono e innamorato della mia città, che quando il tuo paese viene deriso, umiliato dai giornali locali, dalle testate nazionali, emittenti televisive nazionali, mi ricordo Sole 24 Ore, Ballarò, il caso di Castelfrentino, tra l'altro il primo col quale veniva introdotta una procedura per gli enti dissestati, che è stata definita anche semplificata, ma insomma comunque sempre una pagina nera, no? Quindi il lavoro, e forse direi, oserei dire anche il primo dei miei obiettivi, anche proprio convintamente a livello personale lo dico, era quello del rilancio dell'immagine di Castelfrentino. Castelfrentino doveva ritornare ad essere un comune normale, una città normale, non di marziani, UFO che avevano devastato i conti del comune. Ho cercato anche con me stesso di mettere da una parte il più possibile, sforzandomi, ciò che era successo, e consapevole del poco che c'era a disposizione, abbiamo cercato di fare necessità virtù. Sì. E questa è una cosa che poi alla fine ti affascina, ti appaga, perché è nelle ristrettezze che viene fuori anche. Ma te ti sei fatto un'idea di cosa è successo realmente, cioè questi soldi dove sono andati a finire? Perché bisogna impegnarsi per raggiungere un obiettivo negativo di questa portata qui. Ma potrei fare tanti esempi, è come quando un giocatore incallito che scommette o che gioca a carte perde, che continua a perdere, che continua a indebitarsi di più. Per risolvere il problema del maggiore indebitamento che questo ente aveva contratto, un metodo era stato quello di dilazionare in modo veramente importante i pagamenti, sto parlando di pagamenti anche a un anno, due anni, tre anni, fino ad arrivare ovviamente a dei decreti aggiuntivi per riscuotere. E per costruire questo castello, che doveva comunque erogare pagamenti e somme senza poterne disporre, ovviamente c'è stato qualche architettura finanziaria che ha consentito agli amministratori mai sazi di chiedere risorse a questo ente, che invece aveva bisogno di una sana dose tranquillità per evitare il continuo spendere soldi che di fatto non aveva. Io credo che ci sia stato veramente un'affannosa, continua, perenne rincorsa a realizzare opere, fare cose che il comune non si poteva permettere. Questa è una lettura che do abbastanza benevola dei miei predecessori, diciamo molto, dai, ecco, che hanno voluto strafare, però di sicuro io la medaglia non gliela darei, e spero che la medaglia non venga data anche da chi sta a controllare l'azione degli amministratori, perché se questa azione dovesse essere impunita, allora significa che questo paese, in Italia, ognuno può fare quello che vuole, cioè se non faccio un buco da 1 milione di euro, insomma, alla fine potrei essere anche forse un po' somato. Vabbè, allora poi chiudiamo questa parentesi, ma cioè, è una battuta che la rientri, mia, però, sì, insomma, sì, ho voluto sì, che rientri un po' nella scarsa capacità di attenersi alla realtà da parte di una certa classe politica. Insomma, si cerca sempre di aiutare gli amici degli amici, però sta di fatto a stretto contatto con la realtà di tutti i giorni, probabilmente non ci stanno, ecco, non c'è. No. Tu sei un imprenditore e quindi sai benissimo, insomma, che i conti a fine mese, a fine anno vanno sempre fatti tornare. Dico sempre che meglio una brutta verità che una bella bugia. Sì. Se le cose non si possono fare, io lo dico. Quando sono stato eletto, avevo in campagna elettorale ripetutamente detto che non ero nella condizione di promettere neanche un camion di ghiaia. E questo fatto. Ed è stata una soddisfazione. Perché se è vero, che molta gente viene giustamente, legittimamente a
elevare il suo grido di dolore per la ricerca del lavoro, che è un male universale forse, specialmente anche in Italia, e quindi queste richieste le ricevo quotidianamente. È altrettanto vero che finché non avevo una consapevolezza di quella che era la macchina, non potevo permettermi di garantire alcunché, e questo è stato fatto. Quindi, partendo con l'obiettivo di dare normalità senza troppe aspettative, ecco, io posso dire tranquillamente che mi sono trovato bene, perché non ho preteso né a me stesso né agli altri ciò che poteva essere irrealizzabile. Ecco, te hai fatto un po' da apripista quella che è diventata, ora la chiamo forse impropriamente moda, ma una tendenza, cioè quella del creare liste civiche che di fatto poi hanno trovato una certa risposta, specialmente a livello locale, un po' in tutta Italia, no? C'è stato il tuo caso, quello di Perugia, quello di Arezzo, lo stesso Ghinelli, insomma, una lista civica che poi ha conquistato la città. Sì, sì, ricordo bene quegli anni. Io avevo in precedenza però maturato delle esperienze con delle sonore sconfitte. Siccome sono un uomo di sport, di calcio, le vittorie nascono dalle sconfitte, secondo il mio punto di vista. Ovvero, io per 17 lunghi anni ho fatto il candidato consigliere comunale, perdendo regolarmente in tutte le tornate elettorali. Se ci penso un attimo, io non lo so come ho fatto 17 anni di fila a fare il consigliere di opposizione, perché francamente è un ruolo che alla fine diventa veramente anche avvilente. Cioè, tu partecipi all'amministrazione della tua città, ma di fatto senza poter esercitare alcunché un ruolo particolare, soprattutto a livello decisionale. L'ho fatto, tornassi indietro probabilmente non so se lo potrei rifare. Quando mi sono presentato io nel 2014, ho completamente rovesciato i criteri, i meccanismi con i quali erano state fatte le liste, le presentazioni, i programmi delle elezioni precedenti. Sembra facile a dirsi, ma ovviamente ho considerato errato tutto quello che era stato fatto in precedenza, l'ho sommato e ho tirato fuori una mia personale ricetta. La ricetta era creazione di un soggetto aggregante civico che non nascondesse necessariamente i partiti, come si fa nelle tradizionali liste civiche, ma che potesse abbracciare il più possibile anche coloro che sono antitetici ai partiti. E infatti questo è stato proprio antitetici, perché ricordo ci fu una lista che si chiamò Castiglione Fiorentino negli anni precedenti, senza partiti. E quindi l'obiettivo era quello di avere, come dire, un contenitore il più vasto possibile. Dopodiché, senza tante tattiche o tatticismi, mi ricordo bene che il candidato a sindaco, ovvero il sottoscritto, fu presentato, o meglio, mi presentai con questa associazione Libera Castiglione 3 mesi prima del voto. Da lì cominciò una fase di ascolto con 10 gruppi di lavoro, ognuno dei quali era stato assegnato il compito di creare un punto programmatico, prima andando a incontrare la gente, raccogliendo le idee. Abbiamo fatto 10 sostanzialmente aree di lavoro che si traducevano in un punto del programma. Fatto il programma, abbiamo a quel punto chiesto e ottenuto la disponibilità di molti più candidati di quelli che ne servivano in una lista, e mi sono preso l'onere e l'onore di poter selezionare uomini, donne, giovani in questo gruppo secondo quello che, se da candidato sindaco, per me era il miglior criterio possibile. Da lì, ecco, mentre gli altri probabilmente ancora stavano facendo le solite manovre che si fanno dietro alle elezioni, sono partito con la lista fatta, il programma fatto e la programmazione di incontri nel territorio, nello stesso territorio dove prima era andato in ascolto. Sono andato a presentare il mio programma. Presentando il mio programma, ho lavorato solamente per e non contro qualcosa, e facendo questo
ho vinto col 63% con la mia lista, perché non è stata una vittoria del singolo ma di un gruppo, nella stessa tornata elettorale in cui i miei avversari storici, il Partito Democratico, raccolse alle elezioni europee lo spoglio della sera prima, perché le europee fu fatto lo spoglio il 25 maggio 2014, mentre le amministrative il giorno seguente. In quella occasione, ecco, il Partito Democratico raccolse alle europee il 45% e l'indomani, con lo spoglio delle comunali, il 19%. Questo significa che il voto è stato un voto abbastanza trasversale e che è stato privilegiato la scelta delle persone rispetto alla scelta dei partiti. Come dovrebbe essere a livello locale, no? Diciamo, come dovrebbe essere? Dovrebbe essere sempre così, insomma, non guardare sempre lasciare un po' da parte la fedeltà al partito, ma guardare l'uomo. Ascolta Mario, ora io volevo parlare un po' anche di Mario Agnelli, tifoso dell'Arezzo, insomma, parliamone, perché te sei sempre stato un grandissimo tifoso, sempre vicino all'Arezzo, e diciamo che abbiamo vissuto questa epopea di Mauro Ferretti, che insomma ci ha lasciato tutti stupiti in negativo, anche se va detto, cioè, gli va riconosciuto che fino a un certo punto, fino al 2017, fino alla stagione 2016-2017, insomma, si è comportato, diciamo, come un presidente modello, possiamo definirlo così. Poi dopo è successo qualcosa di imprevisto e imprevedibile, insomma, ti sei fatto un'idea un po' di quello che può essere successo, perché ha mollato in questa maniera e ci ha portato a questa situazione che abbiamo vissuto nell'ultima stagione. Che è successo, Mario? Non te c'eri un po' in confidenza? Assolutamente, ma... sì, non ho più molto tempo che non sento Mauro Ferretti. Posso tranquillamente ribadire di aver avuto con lui un buonissimo rapporto, un rapporto che tra l'altro ha anche prodotto una collaborazione con il Comune di Castelfrentino, oggetto di polemiche, quanto vogliamo, però io in quel momento ho trovato una, come dire, un'opportunità che il Presidente ha colto e ha creato quel centro sportivo. Io sono anch'io, ancora oggi sono a domandarmi che cosa è successo da quel 2016-17 che dicevi te, perché le risposte non ce l'ho. Sicuramente dalla gestione Capuano, con la quale io mi sono anche divertito, lo ribadisco, perché io mi sono divertito ma neanche non solo poco, per le colorite conferenze stampa a cui ho assistito, ma perché il personaggio eclettico, vulcanico come Capuano, che tra l'altro, del quale tra l'altro non va dimenticato anche non va disconosciuto la sua enorme competenza calcistica, perché è un grandissimo conoscitore di calcio a queste categorie e a livello tattico è uno degli allenatori credo più preparati nel panorama italiano, proprio appunto per il livello della Serie C piuttosto che altre categorie, ma lui ha una vita, è una vita intera che ha militato in queste categorie. Ecco, qui si parla della famosa asticella che si doveva alzare, ma io probabilmente quello di questa asticella che si doveva alzare è stato uno slancio coraggioso quanto inconsapevole da parte del Presidente Mauro Ferretti, che secondo il mio punto di vista, da un punto di vista della, secondo l'aspetto tecnico, si è affidato probabilmente non a un professionista come si è venduto. Io mi riferisco a Roberto Gemmi. Credo che abbia fatto, con risorse importanti che non avevano nulla a che vedere con quelle che erano messe a disposizione di Capuano, una campagna per l'Arezzo di questi anni, una campagna acquisti e soprattutto un monte ingaggi faraonico. Io non mi posso capacitare fino a che punto è arrivata l'autonomia della direzione sportiva e fino a che punto c'è stata quella della proprietà. Di sicuro questo meccanismo si è inceppato, perché la società non si regge solo con i costi degli ingaggi dei giocatori, ma ci sono dei costi fissi, ci sono dei costi legati al settore giovanile, ci sono dei costi legati alla logistica, e probabilmente è stato privilegiato, erroneamente lo dimostrano proprio i fatti, ma è stato privilegiato solamente una politica
del conquistare subito e a qualunque costo la categoria in un periodo profondamente sbagliato, perché se non ricordo male in quegli anni in cui l'Arezzo aveva puntato a vincere il suo campionato o direttamente nei playoff, se non ricordo male, oltre all'Alessandria e la Cremonese al giro c'erano società come Parma, Venezia, come Lecce, Catania, che poi sono andate a finire una dopo l'altra regolarmente in Serie B, ma non era probabilmente l'anno buono per l'Arezzo secondo il mio punto di vista. Quindi un buon consulente avrebbe dovuto prediligere, secondo il mio punto di vista, più che consulente, direttore, avrebbe dovuto prediligere un programma triennale, dicendo in cui ci consolidiamo, puntiamo su qualche giovane, cresciamo e poi magari proviamo a salire l'asticella. Hanno tentato il famoso all-in, no? Cioè, sì, ecco, bravo. O la vola spacca. Potrebbe essere una cosa simile, potrebbe essere un qualcosa in cui bisogna osare, e quando si osa, rosso o nero, testa o croce, può andare bene o può andare male. Sembra più questo, quindi io non so giudicare fino in fondo dove arrivano le responsabilità. Di sicuro entro certi limiti consideravo, in quanto dichiaratamente non esperto di calcio, Mauro Ferretti un presidente ideale, perché se diceva di poter mettere a disposizione un budget, quello è stato, quello era. Ricordo le verifiche della Covisop che duravano un quarto d'ora, perché era tutto semplice, era tutto in ordine, i contratti erano annuali, probabilmente era un basso profilo, ma era un profilo comunque sano. E ovviamente aveva bisogno, come tutte le aziende che hanno bisogno di conduttori, aveva bisogno di qualcuno che sapeva dare i giusti consigli. Questa è l'idea, il quadro che mi sono fatto. Lo dico questo non perché fossi in grado io, ci mancherebbe altro. Allora, sempre continuando a parlare dell'Arezzo, la stagione che si è appena conclusa è stata per certi versi indimenticabile, sia in senso negativo sia in senso positivo. Si sono alternati un po' dei personaggi da circo equestre, perché abbiamo visto veramente di tutti i colori, da Matteoni a Gatto a tutti quelli che tutta la corte di Matteoni, no? Io non mi scordo poi anche questa passerella politica di Alemanno che c'è venuto a fare adesso, cioè, sì, ho assistito, ero presente. No, Storace che si è fatto un selfie dicendo abbiamo salvato l'Arezzo, mamma nel paese della Boschi, ricordo questi episodi. E anzi, mi avevano illuso che anche certi endorsement potevano essere, diciamo, una valida ed efficace garanzia per la validità di un progetto, siccome poi è vero che la politica è l'arte del possibile, ma nel calcio, nello sport, a questo punto dico, con i romani non si finisce mai di stupirci. Questo è stato qualcosa che, se da una parte suscitava ironia, dall'altra anche auto, come dire, no? A volte ci si poteva autoschernire, no? Anche tra appassionati, da tifosi. A un certo momento ho cominciato a mettermi l'ansia, perché sentivi l'odore della fregatura da tutte le parti, ti sentivi preso in giro, non sapevi da chi venivi preso in giro esattamente, e nel mezzo c'erano ovviamente calciatori che, con le rispettive famiglie, i quali non è che mi fanno tenerezza, perché poi alla fine sono dei professionisti, può andare bene, può andare male. Però, insomma, avendo avuto rapporti anche diretti con calciatori, con lo staff, ho finito qualunque parola per potermi esprimere su quello che era lo scenario davanti. E bisogna ringraziare quelli che dentro la società ci hanno creduto comunque fino alla fine, stando lì a fare chi al magazziniere, da Sandro, Nanni, l'Elisa, Zinci, cioè tutti quelli che comunque hanno retto la bandiera. Ed è stato qualcosa di veramente indimenticabile, quanto indescrivibile, perché probabilmente ancora le cose non se ne conosce mica tutte. Ecco, sono stati lì mesi e mesi senza riscuotere lo stipendio, senza vedere il becco di un quattrino, come si dice in termini molto chiari.
Però ecco, sei d'accordo che la prima volta veramente nella storia, nella lunga storia del calcio ad Arezzo, che un po' tutto l'ambiente ha fatto quadrato? L'Arezzo aveva conosciuto già due radiazioni tra un po' l'indifferenza generale, questa volta invece è stato fatto quadrato, tutti quanti hanno remato dalla stessa parte, ci hanno creduto, orgoglio amaranto è stato fondamentale, insomma diciamo che nella negatività è venuto fuori qualcosa che ci può veramente rendere orgogliosi, dai. Sì, io faccio una premessa solo per dire che la mia passione per l'Arezzo è della mia passione per l'Arezzo è responsabile mio padre, che ci ha lasciato un anno fa e che era talmente assetato di Arezzo che se l'Arezzo perdeva la partita la domenica, la sera le televisioni venivano spente, era una sorta di lutto. Lutto stretto. Insomma. Mentre invece se l'Arezzo vinceva a quel punto si poteva uscire anche a mangiare la pizza. Insomma. Era una cosa del genere, proprio condizionava l'umore suo e di chi stava vicino. Quindi con questa educazione, diciamo, sono stato sempre attento a quello che succedeva all'Arezzo. E ovviamente io da sempre ho capito e sono consapevole di quello che è l'orgoglio aretino, non a caso orgoglio amaranto, insomma, la dice tutta. L'orgoglio aretino è un orgoglio della Toscana, del campanile, del borgo grande, della grande città, comunque è un qualcosa che identifica un'appartenenza, e questo ad Arezzo lo si evince in tanti momenti, perché gli irriducibili che ci sono stati in Serie D sempre, comunque, ci sono sempre stati. Però posso dire anche il bicchiere mezzo vuoto, questo potrebbe essere il bicchiere mezzo pieno. L'Arezzo alla fine, se c'è la partita per vincere il campionato, ovviamente il sold out comincia la settimana prima, ma se l'Arezzo fa un dignitoso campionato di Serie C, che comunque è sempre un signor campionato, io ho un termometro degli spettatori, ho un termometro del numero delle persone che è sempre quello. Purtroppo dobbiamo fare una analisi autocritica per dire che la città risponde solo parzialmente. L'ennesima prova l'abbiamo avuto con chi ha ereditato la società e che ovviamente a cui va il nostro ringraziamento, perché il presidente La Cava è il principale azionista di questa nuova compagine. Dispiace però non solo che non ci siano imprenditori che finanziano la società, ma dispiace soprattutto che il popolo aretino non è così caldo come quello magari di certe piazze del sud o anche di altre zone del centro Italia. Penso a San Benedetto del Tronto, penso ad Ascoli, penso a delle piazze che voglio dire la tifoseria è veramente forte. Questa lo voglio leggere come un'esortazione a fare di più, perché non superare mai i 4.000 spettatori, perché di questo si parla negli anni della nostra recente storia di Serie C, non è che sia una cosa meravigliosa. È chiaro, guardiamo dall'alto in basso piazze come Gavorrano, come Renate, come paesini che insomma francamente non si sa perché sono lì, se non per una buona organizzazione o magari perché il mecenate di turno li sta sorreggendo. Arezzo, io per quanto mi riguarda orgogliosamente, ho sempre sentito dire che da calciatori professionistici e allenatori è sempre una piazza con il suo blasone. Se te a un calciatore gli dici di venire ad Arezzo, se è nella fascia ovviamente della Serie C, Arezzo lo considera una prima scelta. Allora, abbiamo esaurito anche questo argomento, adesso diciamo, andiamo con questo palio, insomma, questo palio che è un po' l'orgoglio della città di Castiglione Fiorentino, e quindi questo palio che cresce in crescita come interesse non solo mediatico. Direi di sì. Si parlava di Arezzo, si parlava di sport, si parlava di identità. Il cavallino dell'Arezzo unisce un popolo, quello sportivo,
i quartieri della giostra dividono una città secondo della loro appartenenza, i terzieri del rione di Castelfiorentino sono un altro ingrediente piacevole, direi, ma anche dal valore, della valenza culturale, che fanno vivere la città, la fanno vivere, perché di fatto hanno una funzione indiscutibile di carattere sociale, perché agli oratori non ci va più nessuno, oltre che non ci sono. Passiamo su una strada che è stata l'opera più importante della nostra amministrazione. Tra l'altro ce n'è un'altra in corso e volendo possiamo anche passare di lì, se sto tour lo permette. Sì. Tra gli interventi significativi dell'ultimo anno c'è la demolizione di uno stadio, quindi dopo essere un uomo di sport demoliscono lo stadio, a parte le battute. Come mai? C'è la demolizione del secondo anello dello stadio Faralli e il ripristino per la messa a norma della tribuna con la creazione di una zona centrale coperta, benché piccola. Da oltre 25 anni la tribuna, lo stadio Emanuele Faralli, che conta di due gradinate su due livelli, ha interdetta quella superiore perché non era agibile per vie di sfuga, eccetera eccetera. Quindi non solo è stata interdetta, ma costituisce un problema perché di sotto ogni tanto cadeva anche qualche frammento, quindi inagibile e pericolosa. Siamo arrivati veramente agli estremi e abbiamo ottenuto, grazie al finanziamento del credito sportivo, un contributo a fondo perduto della regione e la compartecipazione del comune, la possibilità di realizzare questo intervento piuttosto impattante ma migliorativo, perché poi tra l'altro eliminiamo un blocco di cemento enorme, fradicio perché è veramente ormai deteriorato, e poi contiamo appunto in un anno speciale per Castiglioni, la Castiglioni calcistica. La Castiglionese è stata fondata nel 1919 e se non mi hanno dato informazioni errate dovrebbe essere la società dilettantistica più antica della Toscana. Addirittura. Questo sta a significare che quindi nell'anno del centenario lo stadio, la Castiglionese avrà uno stadio a norma, niente di straordinario, non avrà l'ampliamento dello stadio, ha uno stadio a norma dove i posti che sono disponibili saranno tutti utilizzabili e per una parte anche coperti. Più avanti dello stadio, per chi non conosce Castelfiorentino, c'è un'opera della quale sono particolarmente fiero, che è stata la terza via di comunicazione, di collegamento con il centro storico. Viale Bartolomeo della Gatta, che fu terminato nel dicembre del 2016 e che nello scorso anno è stato ulteriormente arricchito di marciapiede e illuminazioni. Ecco, come si può vedere, lo stadio è un cantiere, viene demolito il secondo anello e ci sarà uno stadio finalmente agibile e anche utilizzabile. Lo sai, Mario, che mi viene in mente una cosa ora passando di qua. Io qui allo stadio di Castiglion Fiorentino, l'Arezzo era in Serie B negli anni 80, credo di aver fatto la prima telecronaca della mia carriera. Pensa un po' te, c'era un amichevole castiglionese Arezzo e rientrava nel programma, diciamo, di riavvicinamento dell'allora Unione Sportiva Arezzo alle società della provincia, e la domenica Arezzo aveva già un suo telecronista, allora Teletruria mandava in onda e faceva la famosa telecronaca, ora purtroppo non più, perché i diritti sono tutti in mano di questo sport. Per caso sportivo. Erano anni in cui c'era lo sponsor Fibok davanti? Sì, con la... sì. Bravo. Io qui ci ho fatto la prima telecronaca castiglionese Arezzo, amichevole. Io credo di esserci stato, benché ragazzino, credo di esserci stato perché, ripeto, era quasi un'imposizione andare a vedere l'Arezzo per il mio papà, quindi probabilmente sarò stato qui sicuramente. Il percorso del paio è questo, del corteggio storico è questo, quindi la città, come si vede, è addobbata, abbastanza festa. Però, diciamo, il nostro contributo lo abbiamo dato
Marco non attivo però. Lo possiamo andare tranquillamente. Il nostro contributo l'abbiamo dato assecondando anche un po' molte delle esigenze dei nostri rioni, quartieristi di Arezzo che sono i terzieri, quindi abbiamo creato un clima di festa. Castiglioni si respira nell'aria che quando c'è il palio è un po' elettrico, insomma. Senti, mi togli una curiosità, ma questo, io ho assistito a qualche palio, questo mossiere, sì, che una volta ha dato la mossa scappa, che succede? Perché ci sono delle leggende su questo mossiere, che cosa succede? Sempre contestato, sempre al centro delle contestazioni. Puoi andare pure qui, girando, sì, qui, che poi dopo penso io come devo fare. Si può praticare? Sì. Vai. Praticamente nella mia esperienza c'è stato un anno solo che un mossiere ha deciso di non uscire, di non scappare dopo la mossa. E non è andata proprio esattamente bene, perché normalmente quando c'è la mossa un rione vince e due perdono, e ovviamente quando si perde o si riconosce i propri errori oppure si dà anche la colpa all'arbitro. Se l'arbitro poi magari rimane tranquillamente a disposizione del pubblico o dei contendenti a discutere e gli viene riconosciuto il suo errore, è normale che non glielo dicono in inglese. Quindi anche non per siamo motivi... a Buckingham Palace. No. No. Quindi il motivo per cui da regolamento del Palio del Rione di Castiglio Fiorentino, ma lo fanno anche dall'altra parte, noi abbiamo appositamente inserito il regolamento, appena il mossiere dichiara che la mossa è valida, non sparando il mortaretto che l'annulla, da quel momento in avanti c'è un sistema di sicurezza che lo deve scortare all'esterno della piazza, per poi portarlo in una situazione di sicurezza. Non è che si sta parlando di atti criminali, per carità di Dio, ma insomma, è un po' andare a cercare e rimanere lì, ecco. Allora, siamo arrivati alla fine di questo nostro viaggio, piacevolissimo, grazie Mario. Grazie Massimo. È stato veramente un piacere, poi abbiamo scoperto questo tuo lato passionale, insomma, non solo nei confronti della politica, ma anche dello sport e delle grandi tradizioni del nostro territorio. Assolutamente sì, grazie, grazie Massimo, grazie dell'opportunità. Lady Car, unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove. Via Donacattenne 17, Arezzo. Venite a trovarci.